Il sacro ha a che fare con il timore, ha a che fare con la paura, ha a che fare in alcuni casi anche con il vero e proprio terrore. Cito Stazio che dice: primo il timore produsse nel mondo gli dèi. In accadico la parola che viene usata per denotare gli dèi è pulutu, che vuol dire paura. Salomone, il timore di Dio è l'inizio della sapienza. Oppure anche il significato di brivido agghiacciante che troviamo in Grecia, notato e legato ai rituali che hanno a che fare col sacro, appunto. Quindi il sacro ha a che fare con il timore. Se il sacro da un lato ha a che fare con il timore, la religione dall'altro ha a che fare con la serietà. Qui cito Burkert, che porta in maniera molto approfondita questo tema, nell'ultimo libro pubblicato in Italia dalla Adelphi, La nascita del sacro, in cui dice appunto che la religione è seria perché ha a che fare con le cose principali della vita, della sopravvivenza. Ha a che fare anche nell'origine, appunto, naturale, con la sopravvivenza stessa dell'uomo. Quindi da un lato sacro, che ha a che fare con la paura e col timore, dall'altro lato religione, che ha a che fare con la serietà, intesa come meccanismo di preservare la vita dalla morte, appunto. E questa serietà della religione non è difficile ipotizzare, almeno in origine, che avesse a che fare con l'ambiente ostile in cui l'uomo è costretto ad evolversi e in cui viene al mondo, appunto, proprio il paesaggio biologico, pieno di rischi. Noi siamo animali fragili da questo punto di vista, appunto. Un altro elemento che dobbiamo tenere presente è che la paura e il terrore, sempre per restare in quest'ambito un po' naturalistico, non sono solo prodotti psicologici, ma hanno a che fare anche loro con la sopravvivenza e con i meccanismi della sopravvivenza. In natura lo vediamo benissimo, l'etologia ce l'ha spiegato in tanti modi, come la paura e il terrore diano vita a meccanismi che hanno a che fare poi con la preservazione della specie e con la sopravvivenza. Quindi, che cos'è che ha radice di terrore e di paura nell'uomo, nella nostra esperienza? Sicuramente il problema della morte, il confrontarci con la morte. Anche qui, da un punto di vista naturale, il sistema naturale, scusatemi se mi ripeto, è un sistema di distribuzione della morte. In natura vediamo che le relazioni tra gli animali molto spesso sono costruite su un dare e ricevere la morte. Un dare e ricevere la morte che ha un suo equilibrio. Quindi pensare che anche l'uomo fosse estraniato da questo meccanismo sicuramente è toglierlo, significa non capire molto bene in che condizioni comunque ci siamo trovati e appunto ci siamo evoluti, sviluppati, quello che volete voi, appunto. Cito qui sempre Burkert, rifacendomi però anche a tantissimi altri studiosi, Canetti per esempio, o a tantissime ricerche di tipo etnologico e anche ritrovamenti archeologici e così via, che mettono in evidenza, o anche a moltissime tradizioni mitologico-religiose, e mettono in evidenza la relazione originaria tra l'uomo e il predatore. Relazione problematica, perché comunque è pare, ormai dimostrato da tantissimi studi, cito Bob Brain, uno tra i tanti, che in origine il rapporto problematico che l'uomo ha avuto più di tanti altri fosse il rapporto col predatore, appunto. Eravamo prede di qualche specie animale, appunto. Guardiamo i miti, nei miti troviamo tantissime ricostruzioni di questo rapporto. Penso semplicemente, anche ancora una volta, cito Canetti, alla struttura del comando costruita tutta su questa relazione tra l'animale che sta sopra, più potente, e l'animale che sta sotto, che l'uomo poi porterà dentro la struttura sociale con degli accorgimenti specifici. Nell'arte, gli demoni nell'arte sono disegnati molto spesso come animali famelici. Penso anche all'immagine che i cristiani hanno costruito dell'inferno come un animale famelico dalle ganasce aperte. E così via. Ci sono tantissime, tantissime relazioni e devo per forza saltarle per brevità. Oppure anche la paura della fissità dell'occhio. Roberto Escobar ha scritto un bel libro su questo argomento e ancora Canetti dice delle cose importanti, ancora Burkert dice delle cose importanti su questa paura della fissità dell'occhio. L'evitare lo sguardo fisso, perché in natura l'occhio serve a cercare il cibo. Il cibo vivente, cioè la preda, si guarda da questo sguardo, teme questo sguardo, ha paura di questo sguardo. Ora, cosa c'entra questo con il sacro? Che cosa c'entra questo col timore e col terrore? Chiaramente, se la situazione era di questo genere, la prima cosa importante da costruire è una tecnica, una metodologia di confronto con questa paura originaria.
Come ci si confronta col terrore della morte in un ambito come quello naturale, appunto, in cui non è possibile creare delle deroghe al rapporto preda-predatore, perché è una catena gerarchica che è difficile sovvertire o ribaltare. Ora, l'uomo ha fatto ricorso a due strategie della sopravvivenza. La strategia che vedeva nel mondo animale, appunto, della massa, che Canetti spiega molto bene, le grandi masse di animali, l'essere di più, per potersi confrontare in maniera vincente, con più possibilità di sopravvivenza, col predatore, le grandi masse degli animali predati. Oppure c'è un'altra strategia, anche questa presente in natura, che è quella del far morire un altro al proprio posto. Ora, questa è un'interpretazione umana già culturale, però se vedete, in natura, molto spesso, quando un predatore assale un gruppo di animali, ne uccide uno, due al massimo. La cosa interessante è che questi animali si fermano comunque nella vicinanza di questi predatori che mangiano il loro compagno morto e non hanno paura, perché comunque la relazione morte data entro determinati limiti comprensibili li fa stare sicuri, sanno che oltre quel livello di morte non si potrà andare. Quindi se è morto un altro, la massa a quel punto è sicura di non subire altri attacchi. Ora, queste due strategie sono state fatte proprie dall'uomo. Chiaramente la strategia dell'essere di più, della massa, è una strategia difficile, soprattutto in una situazione originaria, perché chiaramente mancano i numeri, non ci sono abbastanza uomini. Quindi si cerca di simbolizzare questo essere di più. La cosa interessante invece è che la strategia del far morire un altro al proprio posto, che è una strategia che in origine viene utilizzata in maniera molto forte. Uno schema, un vero e proprio software naturale, dice Burkert, che è ancora oggi operante. Operante in cosa? Probabilmente nel rituale più diffuso in tutte le tradizioni religiose arcaiche e in alcune anche moderne, il rituale del sacrificio. Il rituale del sacrificio, secondo Burkert, non è nient'altro che la rielaborazione di questo meccanismo naturale dello stornare la morte su qualcun altro. I riti di stornamento che sono presenti in Grecia, in tutta la tradizione indù, e non sto qui a citarveli tutti perché sono veramente tantissimi. Questa è una strategia del sacro. Sacro inteso come? Come meccanismo attraverso il quale ci si confronta con la paura, che non è più terrore incontrollato, perché ci si confronta con questo timore avendo la consapevolezza di utilizzare uno schema che probabilmente renderà la paura e la morte comprensibili, cioè gli darà delle regole. Se io riesco a far morire un altro al mio posto, chiaramente non c'è più indiscriminazione, non c'è più, c'è comprensibilità del meccanismo della morte. E c'è anche uno spazio di sicurezza minimo che si va a costruire, appunto il sacro. Un'azione sacra è un'azione che è legata al timore, ma non al terrore inconoscibile, attenzione, è il confrontarsi con la paura attraverso una strategia che in questo caso può produrre risultati, ma ripeto, non è niente di inventato, è qualcosa di chiaramente percepito e fatto proprio dall'uomo, ma che era già presente nelle strategie naturali, anche se chiaramente non simbolizzato, non trasformato in istituzione, non ricostruito in maniera artificiale, artificiosa, appunto. Quindi il sacrificio come strategia del sacro che prevede questo rapporto tra animale superiore e animale inferiore. Per capire bene questa prima strategia della sopravvivenza mi rifaccio alla tradizione vedica, alla tradizione indù. Ripeto, si potrebbe spaziare tantissimo, ma rimango su questo ambito per questioni di brevità. Ora, ogni sacrificio nella tradizione indù e nella tradizione vedica è la ripetizione del sacrificio originario. Il sacrificio originario è quello compiuto da Prajapati. Quello di Prajapati è un vero e proprio dono della sua persona. Lui si fa preda degli dèi, si trasforma se stesso in preda degli dèi, appunto. Solo che nel momento in cui si è trasformato preda degli dèi, per salvarsi dall'essere sbranato, e anche qui interessante tutta questa vicinanza tra il rapporto uomo-dio, uomo-divinità e essere mangiati, Prajapati emette da sé un proprio sostituto, cioè crea un doppio di se stesso. Crea un doppio di se stesso che verrà mangiato dagli dèi. Quindi lui si salverà, e si salverà appunto attraverso questa tecnica di sostituzione, gettando in pasto agli dèi qualcosa che lui non era, appunto. Quindi c'è una strategia della sopravvivenza fondata sulla sostituzione, in questo mito originario della tradizione indù. Prajapati crea da se stesso un doppio che viene divorato al suo posto, appunto. Questo cosa significa? Significa che in origine c'è comunque una sorta di
ambiguità tra la figura del sacrificatore e la figura del sacrificato. Una sorta di sovrapposizione tra queste due figure. Interessante come nella tradizione vedica l'essere umano può diventare sacrificatore solo partendo dal presupposto di essere vittima sacrificale, altrimenti non sarebbe in grado di diventare sacrificatore. Questo è un elemento fondamentale della tradizione vedica, appunto.